Buonasera a tutti, apriamo l'incontro di questa sera che è un incontro con Rita Borsellino e è un incontro per cui ringrazio tutti voi che siete qua presenti, ringrazio Adriana Scaramuzzino, la vice sindaco del Comune di Bologna, Beatrice Draghetti, presidente della provincia di Bologna e soprattutto Rita Borsellino che è la candidata dell'Unione per le elezioni in Sicilia. Inizio questo incontro portandovi i saluti di Arturo Parisi che doveva e voleva essere qui con noi questa sera ma che è rimasto trattenuto a Roma da una riunione convocata d'urgenza della Direzione Nazionale della Margherita, una di quelle riunioni in cui si discute delle candidature al Parlamento, per cui ci auguriamo che il lavoro prosegua e prosegua bene perché è sicuramente un lavoro importante per tutti noi. Arturo Parisi, nel salutarci, ci ha anche inviato un messaggio che a questo punto vi leggo in quanto è rivolto a tutti noi. Il rammarico per non poter essere oggi insieme con voi per impegni inderogabili inerenti al mio ruolo in DL Margherita è commisurato all'importanza del tema al centro dei vostri lavori. La legalità è condizione imprescindibile sia della democrazia che dello sviluppo, perché al contempo la misura della partecipazione per scelte condivise, indispensabili per la coesione sociale, e la regola necessaria per mercati trasparenti, competitivi ed efficienti. La legalità in questi anni così svalutata è anche un fattore di crescita della democrazia esigente, che si afferma in tutti i campi, non solo nelle forme tradizionali espresse con il voto universale, ma anche in campi nuovi, democrazia amministrativa, democrazia dei consumatori e dei mercati, democrazia della società dell'informazione, democrazia nei partiti. Ampliare la capacità di scelta vuol dire ampliare le libertà e la condivisione delle responsabilità anche nella politica. Le primarie rappresentano esattamente uno strumento di crescita della democrazia esigente e della legalità delle scelte. È un fattore di progresso democratico insopprimibile, ormai entrato nella mente e non solo nel cuore della società civile. A Rita Borsellino, che è nel contempo emblema dell'impegno per la legalità ed espressione riconosciuta della volontà democratica attraverso le primarie, formulo il mio vivo augurio nella certezza che questi fondamentali valori daranno forza alla sua azione di governo. Con amicizia, vostro Arturo Parisi. L'assenza di Arturo Parisi, di cui mi dispiace, di cui credo dispiaccia a tutti noi, mi lascia comunque la possibilità di rimanere beato fra tre grandi donne e quindi questo mi darà la possibilità di prenderci anche più tempo in modo da rispettare comunque il tempo complessivo che, come avevo detto all'inizio, come che avete ritrovato negli inviti, ci porterà necessariamente a chiudere i lavori entro le 8 perché poi Rita dovrà proseguire in questo suo fitto calendario di impegni trasferendosi a Modena dove ci sarà una cena organizzata per raccolta fondi, esattamente di sostegno di raccolta fondi per la sua candidatura. Questo incontro è organizzato insieme al, oltre che al gruppo consigliare Riformisti per Bologna, la Margherita del Comune di Bologna, anche insieme ai giovani della Margherita, dell'Emilia Romagna. E prima di iniziare in senso stretto l'incontro, desideravo lasciare la parola a dei loro rappresentanti che vengono a portare un saluto. Sono giovani della Margherita che operano e studiano a Bologna e di cui diversi di loro, tra cui credo quelli che vengono a portare il saluto, hanno delle radici molto precise e un cuore credo molto legato alla Sicilia. Buonasera. Siamo alcuni di tanti ragazzi siciliani che ormai da qualche anno hanno lasciato la Sicilia per studiare ed inserirsi altrove, nella speranza di poter trovare più facilmente un posto di lavoro una volta finiti gli studi. E nonostante Bologna sia una splendida città, è triste e doloroso rassegnarsi all'eventualità di dover passare la vita lontano dal proprio luogo di nascita, lontano dalla famiglia. Devo confessare però che nel sentire le parole della signora Borsellino in occasione dell'incontro del 16 gennaio
qui a Bologna, abbiamo maturato la speranza che le cose in Sicilia possano cambiare e al tempo stesso possano determinarsi le condizioni perché i ragazzi che vivono fuori dalla Sicilia possano farvi ritorno. Ricollegandomi sempre alle parole della signora Borsellino, mi ha confortato e dato gioia sapere che il sostegno più entusiasta l'ho avuto dai giovani e giovanissimi e questo è un inconfondibile segno di cambiamento. Cambiamento che per quanto ci riguarda, come il giovane della Margherita, abbiamo vissuto in prima persona quando all'Ocri insieme ai nostri coetanei e dei ragazzi di tutta Italia vi è stata una meravigliosa e profonda reazione all'omicidio Fortugno, a dimostrazione della sensibilità che appartiene alla nostra cultura politica e anche alla nostra generazione, e a conferma del fatto che i giovani non sono solo ragazzi assopiti da miti televisivi, ma che quando si mettono in gioco valori importanti si impegnano davvero per far sentire la propria voce, la propria rabbia, la propria decisione nel rifiutare compromessi di basso profilo etico, morale e politico. La sfida per la legalità è una scommessa sociale e culturale che passa dal rispetto della persona e dalle regole che stanno a fondamento della società civile, perché si ha il diritto ma anche il dovere, contribuendo noi tutti, al miglioramento del luogo in cui viviamo, sia esso un comune o una regione. Bisogna adoperarsi per un futuro migliore e non è compito solo dell'istituzione determinarlo e garantirlo, ma anche e soprattutto nostro. Bisogna scrollarsi di dosso quell'apatia nei confronti di tutto ciò non ci riguarda in prima persona. La sfida per la legalità passa però anche dalle scelte delle persone giuste nelle istituzioni per poter avviare questo processo di rinnovamento e la signora Borsellino ci è sembrata espressione chiara di capacità di ascolto e al tempo stesso espressione di una proposta politica alternativa capace di dar voce e sostanza alle speranze di tanti siciliani. Vediamo la candidatura della signora Borsellino come un'occasione che noi siciliani abbiamo per riscattarci e per poter cambiare davvero. La Sicilia è una terra piena di contraddizioni, dove splendidi luoghi impregnati di storia e natura hanno fatto da scenario ad avvenimenti tristi, non solo per noi siciliani, ma per tutti gli uomini, dove l'amore, a volte spasmodico, per una terra natia contrasta con la necessità di lasciarla, perché non offre spesso quelle certezze economiche e sociali necessarie a vivere serenamente. La Sicilia va ripensata, si deve avviare un processo di cambiamento, di cambiare il modo di pensare della gente, un modo di pensare che sia lontano da logiche clientelari, che non è ovviamente solo un fenomeno siciliano, ma che più spesso in Sicilia si è manifestato. Per questo a lei, signora Borsellino, va tutto il nostro appoggio di giovani della Margherita impegnati in politica ed ancora di più di giovani siciliani. Il nostro proposito è quello di invitare amici, conoscenti e tornare in Sicilia per votare, per cogliere l'occasione di un cambiamento. Il voto rientra tra le categorie di dovere civico e morale, rappresenta il modo istituzionale per esprimere una posizione. Però lasciatecelo dire, da giovani siciliani, che vivono da anni ormai a Bologna e sentono uno stregendo di terra che ti resta dentro, per l'asprezza delle sue contraddizioni e delle sue bellezze. Per noi questo voto costituisce innanzitutto una speranza. Grazie. Volevo dire due parole per salutare e introdurre questo incontro. Innanzitutto che siamo onorati della presenza qui oggi di Rita Borsellino. Ci ha fatto un grande regalo nell'essere qui oggi. Il suo impegno per oltre 10 anni è stato di tipo civile, sociale, sempre in prima linea, con Libera, a portare la sua testimonianza per una cultura della legalità. Il suo impegno nasce dopo un evento drammatico, quale è stato l'attentato a Paolo Borsellino. Se l'Italia ha perso un onesto e instancabile servitore dello Stato e della giustizia, Rita Borsellino ha perso un fratello. Da allora la sua vita è cambiata, è dovuta cambiare anche contro la sua volontà. Nonostante la riservatezza e l'enorme dolore privato, ha risposto a chi l'ha chiamata nella scuola elementare sotto casa nel settembre del 92 a raccontare ai bambini del suo quartiere perché nell'estate appena trascorso qualcuno avesse fatto saltare in aria Paolo Borsellino e la sua scorta sotto la casa di Via D'Amelio e tra le case di quegli stessi bambini. Da allora sono passati 14 anni e Rita si è fatta forza giorno dopo giorno per incontrare migliaia di bambini, giovani, ragazzi, famiglie di tutta l'Italia e raccontare che Paolo Borsellino è morto perché voleva fare il suo dovere. Non vuole ricordarlo come un eroe, ma come una persona che ha fatto il suo dovere di magistrato e in primis di cittadino.
Il suo impegno civile si è oggi trasformato generosamente e con coraggio in impegno politico. Rita Borsellino ha deciso di mettersi al servizio della sua gente e della sua terra per portare il suo contributo nelle istituzioni. Istituzioni troppo spesso corrotte, troppo spesso vilipese e troppo spesso trattate come proprietà privata, in Sicilia come in Italia. È per questo che anche da Bologna vediamo nella sua candidatura una sfida nazionale. Oltre all'affetto e alla stima che proviamo per Rita, desideriamo condividere questa sfida, perché riteniamo che coinvolga direttamente anche noi. La Sicilia non è un'isola. Sappiamo che i problemi della criminalità organizzata con cui spesso la Sicilia viene identificata hanno ramificazioni su tutto il territorio nazionale. Basta ricordare quanti sono i beni confiscati in tutta Italia, come i beni confiscati siano molti e numerosi anche nella nostra regione e nella nostra provincia. Basta ricordare come non faccia più scalpore dire che personalità del governo siano condannati per mafia. Non è possibile abituarsi a questo, pena diventarne complici. La Sicilia non è un'isola. La diffusa cultura dell'illegalità appartiene a tutta l'Italia, a partire dal Parlamento, di cui abbiamo assistito ad un uso privatistico nel corso di questa legislatura. Inoltre, la cultura dell'interesse particolare, delle raccomandazioni e del clientelismo e del familismo amorale interroga ovunque e in maniera trasversale la politica. La Sicilia non è un'isola, perché non è possibile pensare a uno sviluppo del nostro paese senza pensare a uno sviluppo e a un rilancio di una delle sue regioni più importanti, quale è la Sicilia. La Sicilia non è un'isola, perché la Sicilia è il centro del Mediterraneo, spazio delle nostre radici e del nostro futuro. Solo la capacità e la lungimiranza di costruire davvero l'area di libero scambio nel contesto euro-mediterraneo, che vedrà nella Sicilia un asse centrale di questo progetto di sviluppo, potrà offrire quelle opportunità di sviluppo per il nostro paese e in particolare per le regioni del sud del nostro paese. La Sicilia non è un'isola, perché un buon governo in Sicilia sarà una parte essenziale di un buon governo in Italia. Da qui l'importanza di chiedere rigore, serietà e onestà, a partire dal rispetto della Costituzione, troppo spesso offesa, violata, negata. Il centrosinistra condivide appieno l'appello alla difesa della Costituzione e tutte le forze politiche dell'Unione hanno promosso la campagna referendaria in difesa della Costituzione. La Costituzione è un patrimonio di tutti e nessuno e nessuna formazione politica può vantarne i diritti di paternità, tanto più esclusiva. In questo contesto è fondamentale il richiamo al rispetto delle leggi come garanzia della civile convivenza democratica per tutti e soprattutto per i più deboli, contro l'arroganza dei poteri oligarchici. La questione morale riguarda tutti ed è precondizione per uno sviluppo economico sostenuto e duraturo di cui il nostro Paese ha largamente bisogno. Il Consiglio Comunale di Bologna ha votato un ordine del giorno sulla legalità, o meglio sulla legalità, lo sviluppo economico e la solidarietà sociale, un quadro di riferimento che come amministratori ci siamo posti per il governo della nostra città. Perché questo non sia uno sterile esercizio di stile, vogliamo trovi traduzione nell'attività amministrativa e oggi con Rita Borsellino ci teniamo a costruire una rete di buon governo. È per questo che sono presenti qui personalità di spicco dell'amministrazione locale, comunale e sovracomunale. È per questo che siamo qui per fare gli auguri a Rita Borsellino e per garantirle la nostra collaborazione nella sfida che l'attende. È per questo motivo che quindi do innanzitutto la parola ad Adriana Scaramuzzino, vice sindaco del Comune di Bologna. Grazie, vi ringrazio tutti per essere così numerosi questa sera, non prevedevamo nemmeno la possibilità, ecco, che tante persone in un pomeriggio così uggioso potessero arrivare fin qui.
Ma la prima domanda che ci si pone è: perché Bologna ha così a cuore la sorte della Sicilia? Perché veramente noi non vediamo separato nel nostro territorio nazionale una regione piuttosto che un'altra, perché crediamo che il nostro paese sia un unico paese che fa parte di un'area più vasta, appunto del Mediterraneo, dell'Europa, ma vediamo un unico paese e non quindi facciamo differenze rispetto a quelle che sono le sorti, buone o cattive, che potrebbero avere una zona storiche, così come la Sicilia del nostro paese, e vorremmo che tutte fossero integrate appieno nel processo che ci porta verso l'Europa. Bologna ha a cuore la sorte della Sicilia, ha a cuore quindi e guarda con apprensione quello che sarà l'esito elettorale di questa prossima tornata amministrativa, ma la significanza anche di una regione a statuto speciale è notevole, proprio perché sa che non possiamo rimanere indifferenti alle mille infiltrazioni che le mafie hanno nel nostro territorio. Non c'è terreno, soprattutto terreno fertile, che possa rimanere esente, che possa ritenersi vaccinato dalla possibilità di contaminazioni mafiose. E noi vorremmo che venissero allontanati questi pericoli, e la possibilità che questi pericoli siano tenuti distanti da noi sono sia in base a una buona legislazione che possa far funzionare determinati meccanismi di sanzione e di prevenzione, e anche una sensibilità, una cultura che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni abbiamo visto appannati. Come poter rimanere indifferenti di fronte alle parole di un ministro della Repubblica che ci ha richiesto sostanzialmente di accettare, di convivere e di ritenere ineluttabile la convivenza con la mafia? Un ministro della Repubblica, di questa Repubblica e non di tanto tempo fa. Come non vedere in questa sostanziale richiesta di connivenza, tutto sommato, possibilità di intrecciare i buoni e i cattivi affari? Come non pensare che in questo modo dovessero essere considerati inutili orpelli taluni istituti che man mano si erano andati affermando nella nostra tasselli della nostra legislazione, magari dopo qualche morte eccellente? Ecco, come pensare che l'allontanamento di Tano Grasso, che era il simbolo della lotta antimafia, non sia stato sostanzialmente una misura che abbia dato un segno diverso rispetto a quello che negli anni 90, alla fine degli, per tutti gli anni 90 e alla fine del secolo si è voluto dare rispetto al fenomeno mafioso? E anche come non pensare che si è rimasti insensibili all'appello lanciato da Don Luigi Ciotti affinché, assieme a tutti i familiari delle vittime della mafia, affinché la legislazione che era stata faticosamente portata avanti e che si era realizzata dopo la morte di Pio La Torre, e che soltanto con la sua morte aveva visto la possibilità di essere approvata come legge dello Stato, e che ha portato alla soppressione del commissariato che era stato istituito proprio per salvare e per poter amministrare in maniera diversa i beni confiscati ai mafiosi. Ecco, io credo che negli ultimi anni, a parte l'ultima virata, diciamo, nei confronti della nostra Costituzione, di ciò che essa rappresenta, abbiamo avuto una serie di cattive leggi che hanno cercato di dare un senso diverso alla nostra cultura nazionale. Sono state leggi che sono state sostanzialmente un regredire, un tornare indietro, un voler fare accettare, sono leggi nazionali, quindi voler fare accettare a tutto il paese una logica contro la quale noi riteniamo di dover lottare esprimendo nel voto e in tutto ciò che è collegato alle possibilità di manifestare democraticamente il nostro pensiero, il dissenso verso queste logiche. Non sarà lo stretto di Messina a fare quel territorio altro da noi, non saranno le possibilità
possibili o impossibili opere pubbliche che si vogliono realizzare con anche delle logiche che non ci appartengono, a far sì che la Sicilia ci sia più vicina. Ci è già vicina. Riteniamo che probabilmente la vicinanza si crea con legami culturali, si crea conoscendo la storia, conoscendo le persone. Non c'è bisogno di far passare più velocemente le macchine. E come pensare che possiamo rimanere indifferenti sostanzialmente a quello che è il ruolo dell'ente locale? L'ente locale che deve conoscere i bisogni di un territorio, che deve sapere che cosa i cittadini di quel territorio hanno necessità, a che cosa aspirano, come può rimanere insensibile alle parole dei ragazzi che ci hanno appena dato il loro messaggio, la loro triste consapevolezza che per star bene devono emigrare, devono stare lontano, devono allontanarsi. Noi non possiamo dimenticare, e le parole dell'onorevole Parisi ce l'hanno ricordato, che mafia significa una cattiva economia e quindi l'ente locale connivente produce meno ricchezza, produce una ricchezza che è destinata solo a pochi, una ricchezza che non è distribuita, una ricchezza quindi che non può costituire volano per altre iniziative, per altre capacità per i giovani di andare avanti, di poter mettersi alla prova per le potenzialità che hanno a disposizione. Domenica scorsa, in un'iniziativa organizzata dagli scout, alla fine di un discorso che appunto riguardava le mafie e l'educazione alla legalità, ci è stata posta una domanda. Eravamo sullo stesso tavolo, Don Giovanni Nicolini, il dottor Mancuso ed io, e questi ragazzi ci hanno chiesto che perché l'informazione non funziona. Che cosa significano queste cose che voi ci dite quando non è possibile che queste cose vengano dette esplicitamente, non vengano scritte sui nostri giornali, non vengano apprese dalle parole delle nostre trasmissioni televisive? Ecco, è stato molto triste dover ricordare loro che noi viviamo in una sorta di regime di monopolio dell'informazione, per cui il significato di certe leggi che vengono dimenticate, che vengono applicate a metà oppure che vengono cancellate nelle loro parti scomode, forse in questi anni ha un po' ottenebrato i nostri sensi, ha un po' curvato le nostre curiosità verso altre tendenze, piuttosto che nel chiederci dove andavamo come paese, che cosa eravamo in grado di fare noi adulti rispetto ai nostri giovani, che cosa era possibile trasmettere loro. Perché una buona amministrazione significa anche una buona economia. E dovendo ricordare tutti quelli che sono stati i comuni che sono stati sciolti per mafia nel nostro paese, è triste dover pensare che negli ultimi tempi 24 comuni sono della provincia di Napoli, 16 della provincia di Reggio Calabria, 15 della provincia di Caserta, 15 della provincia di Palermo. Credo che questi dati parlino da sole. Significato comuni che non sono stati messi in grado di funzionare. Questi dati ci danno la dimensione di un mezzogiorno in cui le infiltrazioni di fenomeni criminali, fenomeni che diciamo appartengono a varie frange della criminalità, hanno impedito addirittura il funzionamento dell'amministrazione comunale. Ecco, questo significa, questo è lo stato in cui ci viene consegnato il paese oggi, nel 2006, dopo alcuni anni di un governo che ha voluto dare uno stampo liberistico certamente al nostro paese, ma che ci consegna sostanzialmente delle macerie. A persone come Rita noi consegniamo le nostre speranze, consegniamo le nostre energie per dire che Bologna è vicino alla Sicilia, Bologna la sosterrà per quello che riguarda questa campagna elettorale, anche perché sono presenti sul nostro territorio giovani e meno giovani che dalla Sicilia provengono e che ci hanno dato grande lezione di civiltà, non soltanto quella che leggiamo sui libri di scuola, quella che è appartenuta alla civiltà millenaria di quella terra, ma anche una civiltà
di capacità, di relazioni, di inserirsi sul nostro territorio, e alle cattive invece diramazioni di fenomeni delinquenziali saremo capaci di dare delle risposte istituzionali che le sappiano relegare in un certo cantuccio e non consegnare invece alla politica attiva del nostro Paese. Grazie, e ora passo la parola a Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna. Buonasera, io ringrazio davvero moltissimo il gruppo Riformisti per Bologna che ha organizzato questo appuntamento, moltissimo i giovani della Margherita che hanno collaborato, e ringrazio proprio anche Rita Borsellino non appena per la sua presenza qui, che è importantissima, ma proprio soprattutto per quello a cui lei si è resa disponibile, e per cui faccio un tifo fortissimo. E a Rita vorrei dire anche che la provincia di Bologna ha aderito ad Avviso Pubblico, che è il collegamento degli enti locali contro la mafia, però appunto sapendo che le adesioni sono importanti, ma contano i fatti, le azioni, no? I comportamenti, io vorrei fare come intervento, non troppo lungo evidentemente, ma io vorrei fare alcune riflessioni, condividere alcune riflessioni con voi. Mi hanno stimolato moltissimo le tre parole del titolo dell'appuntamento di stasera: legalità, sviluppo e democrazia. E queste tre parole, assieme al fatto che ci stiamo incamminando molto velocemente all'appuntamento, verso l'appuntamento elettorale, mi fanno fare alcune riflessioni in premessa, innanzitutto su di noi, cioè come amministratori o comunque come persone che hanno assunto o assumeranno delle responsabilità di governo ai vari livelli. Per dire soprattutto questo, che a tutti quelli a cui sono affidati questo tipo di responsabilità spetta un compito importante, che è quello di lavorare per lo sviluppo del territorio in termini di giustizia da realizzare. A ciascuno il suo, come pienezza della vita di ogni persona, compreso il diritto che ogni persona ha di partecipare e di contribuire al progetto del suo territorio. Nessuno può fare a meno di nessuno. E io credo che sia proprio importante, come amministratori, anche proprio ai vari livelli di governo, interrogarci sul grado di democraticità dell'esercizio del nostro ruolo, perché questo fatto condiziona moltissimo, io credo, anche la democraticità delle nostre politiche e della loro efficacia. Io credo che oggi la politica spesso rischia di rintanarsi dentro a prospettive autoreferenziali, di pochi, per pochi. Troppo spesso, io credo anche nel centro-sinistra, le riforme che hanno dato giustamente più responsabilità di governo alle figure apicali, i sindaci, i presidenti di provincia, di regione, sono state il destro per dinamiche politiche e amministrative qualche volta vissute in solitudine. Io credo che invece le città moderne, intendendo per città naturalmente i territori, no, della nostra convivenza, possono essere uno straordinario laboratorio di democrazia partecipata, perché sono i luoghi in cui, certo in una scala differente, ma vengono riproposte tutte le opportunità e tutte le sfide che il processo di globalizzazione mette in campo a livello mondiale. Ora, io credo che le nostre esperienze amministrative, di governo a tutti i livelli, possano essere davvero un patrimonio di tutti e per tutti, e debbono essere l'occasione per mettere insieme una pluralità di idee e di contributi per realizzare davvero insieme il progetto comune. Naturalmente questo è un lavoro quotidiano che sicuramente è più faticoso che non il fare da soli, in cui però le idee possono circolare, possono rinnovarsi, possono essere veramente valorizzate per rispondere alle domande più vere e nuove che sorgono dall'interno del territorio. Io credo che
molto spesso tentazioni autoritarie rischiano di esasperare invece che risolvere le contraddizioni del nostro tempo e possano rappresentare anche una minaccia per la coesione della comunità sociale. Io credo che ci sia proprio bisogno, dovunque, di un nuovo patto di cittadinanza che tenga insieme libertà, responsabilità, diritti di tutti e doveri di civili e di solidarietà. E io credo che se dopo il 10 aprile saremo, come evidentemente tutti noi speriamo e crediamo, se dopo il 10 aprile saremo chiamati a guidare il Paese, io credo che sarà importante lavorare soprattutto per il ripristino di un concetto autentico e allo stesso tempo rinnovato di civiltà democratica, che è una pluralità di poteri, in un equilibrio davvero virtuoso. E io credo che sarà una sfida davvero importante, difficile, ma che dovremo proprio vincere se avremo voglia di tornare a credere sul diritto, dovere di ognuno di partecipare alle decisioni che riguardano la vita della comunità. Ecco, a me interessava dire queste cose perché, in premessa, perché è importantissimo guardare lontano, nella consapevolezza che tutto è parte dello stesso corpo, ma è molto importante che siamo in grado anche di leggere e di interpretare correttamente il nostro agire, il nostro operare qua. Detto questo, mi rifaccio ancora alle tre parole del titolo, no? Legalità, sviluppo e democrazia. Non c'è dubbio che queste parole si tengano e si tengano strettamente insieme, proprio a partire dall'idea di legge. Legge che, e quanti tradimenti in questi anni di governo, io credo che la legge, io non sono una giurista, ma la legge abbia valore soltanto nella misura in cui tutela i diritti delle persone e nella misura in cui rispecchia la giustizia. Se la legge non rispecchia la giustizia, non so che tipo di valore possa avere. E io credo che la legge, il suo esercizio, il suo rispetto sia davvero il potere di chi non ha poteri, di quelle persone che trovano nelle istituzioni, a cominciare da quelle più vicine, chi sta dalla loro parte. Ed è un potere che viene garantito se, per fare degli esempi, se vengono erogati dei servizi secondo delle regole oggettive, senza discriminazioni, senza clientelismi, se ci sono uguali opportunità per tutti, se il mercato non è sotto il peso della corruzione e soprattutto se il mercato non fa da padrone su tutto e se davvero ciascuno ha il suo. E allora interrogarsi come amministratori e come istituzioni se si intende stare tra i pochi che si spartiscono il potere o se si vuole resistere e sottrarsi all'abbraccio che separa, che crea vantaggi per pochi ed esclusioni invece per molti, credo che sia davvero una questione fondamentale anche per il futuro della civiltà democratica nel nostro Paese. E io credo che questo, quindi interrogarci da che parte stiamo, proprio anche come amministratori, come istituzioni, credo che abbia la sua verifica più importante nel grado di qualità che riusciamo a garantire nelle politiche che realizziamo per tutti. Penso alla qualità del lavoro, che oggi troppo spesso è soggetto a criteri e dinamiche che poco hanno a che fare con le esigenze vere delle persone. Penso alla qualità dell'economia, che davvero non si può ridurre soltanto al processo dei ricavi e delle vendite. Penso alla qualità dell'ambiente, che ad un tempo è il presupposto e il risultato, no, delle politiche che realizziamo. Ecco, io credo che se si riesce a realizzare, a promuovere questa rete di qualità all'interno del nostro contesto comunitario, si dia un contributo straordinario e durevole alla cultura della legalità, del rispetto della vita di tutti. E soltanto dove si sviluppano, almeno come intenzioni, quindi in termini tendenziali,
solo dove si sviluppano queste risposte, solo lì credo che sia possibile immaginare delle politiche efficaci per la sicurezza dei cittadini e la promozione di una vita serena. Infine vorrei fare un ultimo pezzo di considerazioni e fare un salto, metterci davanti delle mete, quasi per fare un salto ulteriore. Scusatemi una citazione che mi è molto cara. Aristotele, nella Etica Nicomachea, sostiene questo. Dice che il punto più alto della giustizia sembra appartenere alla natura dell'amicizia. E io credo che proprio di amicizia abbiano bisogno i nostri territori, le nostre città e i nostri quartieri. La Pira, nel lontano 54, a Ginevra, ha tenuto ne ha tenuti tanti di discorsi belli, ma quello lo si ricorda perché in questo discorso parla delle città che hanno un loro volto, una loro anima, un loro destino, proprio come se fossero delle persone viventi, le città. Allora mi sembra, ho provato un po' a lavorare su questa idea dell'amicizia come punto più alto della giustizia. Allora io credo che anche da amministratori, da istituzioni, dobbiamo sapere dimostrare amicizia per la città, che vuol dire prendersene cura davvero, non sottrarsi ai problemi che la città presenta, leggere quello che succede, ma riuscire a governare anche quello che cambia, nel senso però di cercare di garantire il volto della città, quello che ci fa riconoscere nella città, perché la città non è una stazione. Certo, ci sono tante persone che arrivano, stanno un po', poi vanno via, ma ci sono anche tantissimi cittadini che nella città fanno la totalità delle esperienze più importanti della loro vita. Allora è importante che quest'anima, che questa città conservi il volto che la caratterizza, in cui ci sia proprio la possibilità di riconoscersi. Ma oltre che a dimostrare amicizia per la città, io credo che dovremmo lavorare anche per coltivare amicizia e amicizie nelle città. Queste città, sempre troppo grandi, sempre, no, che sono cresciute così a dismisura, hanno tante differenze al loro interno, che si fa sempre più fatica a sentirsi un corpo unico, no? A sentirsi uniti. E vengono sempre meno e sempre più frammentati dei riferimenti culturali comuni. Allora io credo però che siamo chiamati a provare a non dismettere del tutto, ma a recuperare quel sentimento cooperativo e comunitario che ha fatto tanto bene ai nostri territori. E questo oggi non è una condizione data. Credo allora che sia importante, per coltivare amicizie nella città, mettere insieme costumi, interessi, linguaggi diversi. E allora la città può avere la garanzia di essere un luogo che vibra non nell'indifferenza, come una somma di persone strane l'una alle altre, ma persone che hanno qualcosa da dirsi, perché si incontrano veramente. Ma vorrei dire un'altra cosa: se si è preoccupati di coltivare, di mostrare amicizia per la città, di coltivare coltivare amicizie dentro alla città, io credo anche che responsabilmente bisogna darsi da fare perché ci siano delle condizioni perché l'amicizia cresca in una città. E adesso, cioè, mi spiego così. Mi pare che siamo chiamati anche a creare le condizioni perché, delle condizioni favorevoli perché si agisca onestamente e in maniera legale, secondo la legge, secondo giustizia. Cioè, dentro ad ambienti corrotti, cioè dentro ad ambienti che eticamente sono faticosi, io credo che facciano fatica a fiorire e a crescere delle persone oneste per bene. Cioè c'è come una sorta di relazione reciproca. Le persone fanno l'ambiente nuovo, ma mi viene da dire che l'ambiente eticamente scomposto abbia anche una influenza negativa sul comportamento delle persone. Allora credo che sia proprio importante, come amministratori e come istituzioni, dimostrare attraverso, io dico proprio attraverso le delibere che si fanno. Nel mio mandato, nel programma di mandato, ho parlato di pace vicina
come una questione di ordinaria amministrazione, che vuol dire nel agire, nel decidere, nel fare la normale amministrazione, inserire nel contesto in cui siamo inseriti degli elementi di virtuosità, di onestà, consapevoli che a cerchi concentrici questa dimensione può allargarsi. E infine, assieme al dimostrare amicizia, al coltivare amicizia della città, a creare condizioni favorevoli per essere veramente amici, io credo che come amministratori siamo anche chiamati a saper decidere e scegliere delle priorità per la realizzazione delle nostre politiche, per costruire un progetto buono di città. E io credo che anche noi, da questa parte, dalla parte del centro-sinistra, credo che non dobbiamo rifuggire dal ridirci che non va bene cercare esclusivamente ed ossessivamente il consenso. Certo, senza consenso non si governa, ma credo che dobbiamo metterci di più di fronte al tema della ricerca del bene comune piuttosto che del consenso. E quindi questo ci porta di fronte alla necessità di trovare delle priorità e di lavorare alacremente perché queste priorità siano assolte. Una battuta per questo nostro territorio? Beh, guardate, io sono rimasta colpita da, no, ma non c'è niente di nuovo, ma colpita da alcune considerazioni di statistiche, di analisi che leggevo recentemente e che riguardano proprio i giovani. Oltre a questi tassi che danno, cioè questi dati che danno il conto di un aumento eccezionale, straordinario di assimilazione di sostanze stupefacenti, no? in una epidemia che si allarga a rotta di collo, mi colpiva in un esame delle culture più diffuse tra i giovani, quello che viene messo in risalto: sono pieni il sabato pomeriggio i nostri ipermercati, gli ipermercati così accoglienti, così luminosi, così pieni di rumore, di offerte allettanti, sono diventati il nuovo muretto dei giovani delle nostre città. E assieme a questi dati pensavo che la nostra città, Bologna, è scelta dai giovani, da moltissimi giovani, anche del nostro paese, come luogo per la formazione universitaria. Penso ma che sia ci sia questa possibilità di unire queste domande di vita così importanti dei giovani con le risposte così significative che può avere questa città, che possa riscoprire l'essere città universitaria con tutto quello che questo può volere significare. Bene, concludo dicendo che io ho proprio speranza che andando al governo sappiamo davvero non semplicemente giocarci l'alternanza, ma sappiamo veramente essere alternativi, facendo prima di tutto una cosa, cioè lottare per liberare la politica dalla sua unica determinazione che gli deriva dal potere. La politica è distinta dal potere, non può essere semplicemente coincidente. E riscoprire invece che la politica ha questa vocazione altissima, che è quella di realizzare e assicurare davvero l'esercizio dei diritti fondamentali per tutti, nessuno escluso. E auguri a Rita, perché il suo impegno e la sua vittoria sarà sicuramente in questa direzione. Grazie. Grazie Beatrice. Prima di passare la parola a Rita Borsellino, una notizia, diciamo, di servizio. Molti di voi hanno ritrovato sulla sedia delle schede. Chi eventualmente non le avesse ritrovate, se è interessato, può raccoglierle e trovarle al tavolo all'entrata, che hanno questo scopo. A questo incontro sono presenti i rappresentanti del Comitato Bolognese per Rita Borsellino. Questa è un'iniziativa che in qualche modo rientra nell'ambito delle iniziative che in maniera spontanea in città sono nate e soprattutto ci auguriamo nasceranno a sostegno anche a distanza della campagna elettorale in Sicilia di Rita Borsellino. Quindi quanti di voi desiderano continuare a ricevere informazioni su quelle che saranno altre iniziative, sono ovviamente pregati di compilare il foglio e consegnarlo all'uscita, così da potervi poi ricontattare successivamente. Dopo il Comune e la Provincia,
passiamo alla regione. E quindi do la parola a Rita. Do la parola a Rita Borsellino, chiedendole in particolare, al di là di tutte le cose che ci vorrà dire, anche di poterci raccontare proprio nello specifico come sta vivendo questa esperienza, come sta costruendo il programma e come sta anche impostando la campagna elettorale, e quindi, dato che poi se vogliamo lo scopo fondamentale dell'incontro di oggi, anche come possiamo aiutarti, aiutarvi nel quello che state facendo. Rita Borsellino. Grazie, è così che potete aiutarmi. Vedervi qui così numerosi, sentirvi così partecipi di questo percorso è un aiuto straordinario, è un incoraggiamento che mi permette di continuare su questa strada sapendo di avere l'attenzione positiva di tanti che guardano a questo percorso siciliano come un percorso che appartiene a tutti, come un percorso che appartiene all'Italia, perché se il Presidente del Consiglio recentemente a Messina ha detto che i siciliani saranno italiani fino in fondo quando ci sarà il ponte di Messina, sullo stretto di Messina, io credo che invece i siciliani siano italiani fino in fondo, noi ci sentiamo così e ci fa piacere che voi ci sentiate così. E allora grazie e grazie alle amiche, perché tante volte ormai sono venuta nel vostro territorio, nella vostra città, nella vostra regione, ad avere ormai instaurato dei rapporti che davvero posso definire di amicizia, tali li sento, ed è bello tornare, ci si sente un po' a casa. Ci si sente un po' a casa anche perché qui ho trovato tanti siciliani, ma proprio tanti, come ne trovo dappertutto quando giro per l'Italia, come ne ho trovati 15 giorni fa quando sono andata a Bruxelles, la comunità siciliana numerosissima che ha voluto partecipare la sera a un incontro per discutere appunto di Sicilia, per discutere di sviluppo, per discutere di futuro, di siciliani che anche ormai sanno che non torneranno in Sicilia perché hanno le loro famiglie, la loro casa, la loro professione, ce l'hanno lì, ma che sono legati fortemente col cuore e con la mente, vorrei dire, alla loro terra, perché è così, specialmente chi vive in un'isola, si dice, resta sempre molto più legato alla sua terra. È vero che la Sicilia, come tu dici, non è un'isola per tutti i motivi che ci hai detto, ma forse questa appartenenza la si avverte in maniera forte, anche perché le sofferenze che ha vissuto la Sicilia ci hanno legato fortemente a lei, ce la fanno sentire più cara, più sfortunata e quindi più bisognosa di amore, più bisognosa di attenzione. Ma permettetemi di ringraziare prima di tutto i ragazzi, i giovani della Margherita, siciliani e non, che hanno voluto accogliermi, che hanno voluto trasmettere le loro sensazioni, le loro considerazioni, che mi hanno fatto riflettere, che mi fanno riflettere. I giovani, sì, i giovani. Io credo che se ho deciso di mettermi in gioco, non adesso, 13 anni fa, se ho deciso di mettermi in gioco e di cominciare questo percorso così difficile per me, così diverso da me, è stato proprio perché ho sentito questa necessità di trasmettere ai più giovani la memoria, perché non si perdesse, perché non venisse ancora una volta trascurata e dimenticata. E tu hai voluto ricordare quei bambini del mio quartiere, del quartiere dove abitavo, dove abito, perché abito ancora lì. Hai voluto ricordare quei bambini che sono stati i miei primi interlocutori. Quante volte mi sono soffermata a ricordare quella prima giornata, quel primo incontro, e mi rendo conto sempre di più che se quel primo incontro non mi fosse stato richiesto dai bambini, se i miei primi interlocutori non fossero stati dei bambini così piccoli, erano bambini di una scuola elementare, forse non avrei mai avuto il coraggio di farlo. Quando mi arrivò per la prima volta la richiesta di quella maestra che conoscevo, che mi chiedeva di parlare a questi bambini che tornati a scuola avevano ancora negli occhi la paura per quello che era accaduto, se io non mi fossi lasciata trascinare, smuovere davvero da il mio
istinto materno nei confronti di questi bimbi così piccoli che avevano vissuto un'esperienza così più grande di loro, così traumatizzante, così assoluta, vorrei dire, se non mi fossi lasciata muovere da quello probabilmente non avrei mai iniziato, perché certamente razionalmente non avrei mai pensato di poter iniziare un percorso come quello che mi porta oggi qui, che mi ha portato in questi 13 anni a continuare questo percorso appunto che oggi mi porta ancora qui e che mi porterà non so neppure dove. Perché il mio carattere molto chiuso, piuttosto introverso, la mia timidezza quasi patologica, la mia incapacità di comunicare con gli altri, la mia non volontà di comunicare con gli altri, perché fino a quel momento avevo provato a proteggere me e i miei affetti da quella società che non mi piaceva, che si esprimeva in maniera così violenta o così sonnolenta e che aveva contribuito sicuramente a creare quel clima in cui tanti mali si erano verificati nella nostra Sicilia. Ecco, probabilmente tutte queste considerazioni e queste situazioni, a parte il dolore devastante che sentivo e che mi impediva anche soltanto di ragionare, ecco, appunto razionalmente non avrei mai fatto questa scelta. Ma mi lasciai portare da questo bisogno di mettere a disposizione me stessa, quello che mi si chiedeva di fare e di essere a disposizione di questi bambini che erano vittime innocenti e inconsapevoli di quella violenza cieca che aveva distrutto un quartiere intero, una strada intera, 170 appartamenti distrutti in quella esplosione. Allora mettere da parte la mia storia personale, il mio dolore personale, i miei egoismi, le mie paure, per proteggerli, per aiutarli in un percorso così come mi veniva fatto, per me fu decisivo e determinante. Andai quel giorno a incontrare quei bambini di terza elementare e trovai davvero questi occhioni sgranati che mi guardavano impauriti, chissà cosa pensavano, chissà cosa si aspettavano da me. E mi venne naturale, spontaneo cercare di rassicurarli. E così cominciai a raccontare loro di Paolo, non di Paolo come il grande magistrato che aveva fatto delle cose importantissime che per questo la mafia aveva deciso di eliminare, ma semplicemente Paolo, semplicemente un uomo. Un uomo come poteva essere il loro papà, come poteva essere il loro fratello maggiore, che si era impegnato a partire da valori irrinunciabili a portare avanti il suo lavoro, la sua professione, e che per questo era inciampato in una situazione in cui delle persone che non volevano che ci fossero delle persone oneste, che ci fossero delle persone capaci di vivere di valori e di valori profondi e di viverli come dono per la società e per la collettività, avevano voluto impedirglielo e avevano usato quella violenza enorme, sproporzionata, vorrei dire, sproporzionata, perché tutto questo si verificasse. Io penso sempre a quel primo incontro perché mi ha dettato in qualche modo il metodo, le regole che in questi anni ho sempre utilizzato quando sono andata in giro per tutta l'Italia, anche fuori dall'Italia, per tenere viva la memoria. Appunto ricordo sempre quella giornata perché questo metodo, questo parlare di Paolo semplicemente, come una persona normale, come una persona in cui ognuno si potesse riconoscere, a cui ognuno potesse pensare di somigliare non per emulazione, ma per la normalità delle proprie scelte. Ecco, quello è diventato per me un metodo, è diventato un percorso. E sono andata in giro per l'Italia a raccontare, sì, da principio facevo memoria, da principio raccontavo di Paolo perché mi interessava tenere viva la memoria. Piano piano mi resi conto come parlando di Paolo si doveva però costruire qualche cosa di più, perché sennò si sarebbe trattato soltanto di ricordare qualcosa. Io volevo fare memoria e fare memoria altro. Fare memoria è attuare nel presente il ricordo di quello che è accaduto
e farlo, elaborarlo per farlo diventare futuro. E allora piano piano mi rendevo conto che più erano gli incontri che facevo, più tutto questo accadeva, perché erano gli altri a chiedermelo, perché erano gli altri a stimolarmi con la loro voglia di, conoscere, di capire, con la loro voglia di reagire. Vedete, ricordo i primi incontri fatti fuori dalla Sicilia, e chissà perché i primi incontri furono in Veneto, fu la regione più lontana dalla Sicilia. Mi chiamavano e volevano capire com'era possibile che tutto questo fosse accaduto, e andavano molto per stereotipi, avevano tante idee preconcette da quelle partivano, e mi rendevo conto che era proprio il desiderio di capire di più, di conoscere di più, che li spingeva a incontrarmi, che li spingeva a chiedermi di parlare, di raccontare, ed era proprio attraverso questa conoscenza, attraverso questa comprensione profonda che si cominciava a costruire insieme un percorso comune. E questo è stato. Questo è stato in questi anni, l'incontro con Libera che nasceva, ma prima ancora le carovane in Sicilia, la carovana antimafia, per tenere viva quella reazione che era nata all'indomani del 92 e che non doveva finire, non poteva finire ancora una volta. E quindi quello stare vicino, andare incontro alle persone, andare incontro alle situazioni, anche le più difficili, per condividerle e per cercare insieme quelle potenzialità dalle quali ripartire, e la gioia di trovarle quelle potenzialità, di incontrare persone che non solo avevano voglia di reagire, ma che ne avevano la capacità e che trovavano il coraggio di farlo anche in situazioni difficili. Questo è stato il percorso di questi anni. Poi Libera, il mio avvicinarmi al mondo dell'associazionismo che non conoscevo, quando mi telefonò Don Luigi e mi chiese di far parte di questo qualcosa che stava nascendo, associazioni che in tutta Italia si mettevano insieme per creare una rete che permettesse di tenere vivi i valori, di costruire progetti, di portare avanti un modo nuovo, la partecipazione appunto, un modo nuovo, un progettare nuovo. E il mio senso di inadeguatezza davanti a tutto questo, dire ma io non so, non conosco, non posso, e sentirmi dire lo spirito di servizio è questo, mettersi a disposizione degli altri, perché tutti quanti si possa crescere insieme. E allora con umiltà davvero, con paura quasi, di un percorso che non conoscevo, di un percorso ancora una volta da iniziare, ma con la sensazione che era una cosa che si doveva fare, perché serviva davvero, perché ce n'era bisogno. E allora ancora una volta mettersi al servizio anche di questo. E questo fatto, ho imparato a conoscere persone, luoghi che non avevo mai conosciuto, realtà, potenzialità che non avevo mai incontrato, che pensavo non esistessero e che invece c'erano, e provare a mettere insieme, a intrecciare ancora una volta, a elaborare. E quella raccolta di 1 milione di firme per permettere che la legge Pio La Torre diventasse ancora migliore, fare in modo che i beni confiscati potessero tornare a essere fruibili da parte di quella società alla quale erano stati sottratti, e raccogliere 1 milione di firme in pochi mesi e vedere come c'era la voglia di cambiare, la voglia di impegnarsi in prima persona, mettendo una firma, e poi ancora di più. Questa voglia di impegnarsi in prima persona da parte dei ragazzi delle cooperative, ragazzi che rispondevano a un bando di concorso e che dagli stessi territori dove i beni erano stati confiscati dicevano noi siamo disposti a provare, siamo disposti a rischiare. E le cooperative che nascono, che coltivano i terreni sapendo che accanto ci sono i mafiosi ancora proprietari dei terreni vicini che ti stanno a guardare non certo benevolmente, perché non sono certo contenti di questo percorso che li limita non soltanto dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista del potere, togliere il potere ai mafiosi. Ecco la scommessa, è la scommessa più grande. Il mafioso, la mafia non ha come obiettivo quello di uccidere le persone. Quello è un incidente di percorso. La mafia uccide quando qualcuno si frappone veramente in maniera forte e determinante tra lei e la sua sete di potere, la sua sete di denaro, perché potere e denaro è denaro l'obiettivo della mafia. Potere per acquisire denaro e denaro per acquisire potere, diventa un binomio inscindibile. Se l'ostacolo è troppo forte, se l'ostacolo non è sormontabile, non è accomodabile, diciamo così, allora lo si elimina, allora si uccide. E pensate, per uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono usati quei metodi così
esagerati, uso ancora questo termine, quasi a dare un segnale forte, un messaggio che probabilmente doveva arrivare non solo a quella società che si impegnava, non solo alle istituzioni che timidamente provavano a dare delle risposte e poi in maniera sempre più forte davanti a quello che accadeva, ma probabilmente doveva essere un segno di potere, di strapotere alla stessa mafia che davanti a certi metodi cominciava ad avere qualche dubbio, cominciava a vacillare, non per ragioni morali, non per ragioni morali, ma perché quegli attentati, quelle stragi, quel continuo uccidere ed eliminare gli avversari non gli permetteva di fare affari, non gli permetteva di lavorare, non gli permetteva di accumulare quel denaro e quel potere, perché troppo attirava invece l'attenzione e la reazione delle persone, dei cittadini e delle istituzioni, perché quando il peso diventava troppo opprimente era normale che qualcuno si ribellasse, era normale che si cercassero dei mezzi. Vedete, era successo già negli anni più antichi con le lotte contadine, quando la mafia diventava troppo opprimente e ti impediva di vivere, i contadini reagivano e quelle reazioni, anziché essere sostenute dalle istituzioni, da chi avrebbe dovuto sostenerle, venivano schiacciate, venivano oppresse. E tanti cicli di questo genere ci sono nella storia siciliana. L'antimafia non comincia nel 92 dopo le stragi, l'antimafia comincia con il nascere stesso della mafia e sono storie poco conosciute, vorrei dire sconosciute, sono le storie dei fasci siciliani, dei contadini che si oppongono alla mafia, sono le storie di quei due fasci femminili fatti soltanto di donne che si vedono messe da parte dai loro uomini che non le vogliono nei loro gruppi di reazione, di impegno, perché non le ritengono all'altezza, loro sì capaci di fare le contadine, di curare i figli, di badare alla casa, di curare i vecchi, ma non di impegnarsi in cose da uomini. E a Corleone e a Giuseppe Iato nascono due gruppi tutti di donne, tutti di donne. Pensate, siamo alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, e già in Sicilia accadeva questo. È lunga e bella, anche se tragica, la storia della Sicilia. Io non credo che meriti di trovarsi nelle condizioni in cui si trova oggi. Una condizione in cui i cittadini e le cittadine siciliane sono state spesso private anche della loro dignità. Quella dignità che si acquista con il lavoro, quella dignità che si acquista con la fruizione dei diritti, che sono diritti e che non devono essere chiesti per favore a nessuno. Quella dignità che si perde quando la paura ti rende schiavo e ti impedisce di reagire e di operare in maniera diversa. Io tutto questo l'ho conosciuto. Tutto questo l'ho conosciuto in questi 13 anni, l'ho conosciuto girando il territorio siciliano. Ora che vado per campagna elettorale mi rendo conto che non c'è un comune nel quale io in questi 13 anni non sia stato, una volta, anche di più. Mi vedo accogliere in paesini di poche migliaia di abitanti e mi sento chiamare per nome, mi sento dire: Rita, ti ricordi quando sei venuta a scuola, quando sei venuta in parrocchia, quando sei venuta in piazza, quando hai fatto le manifestazioni con la carovana, con i bambini, quando abbiamo costruito insieme un percorso, sai, è nata un'associazione, poi è nato un gruppo, è nato un posto, un parco giochi, un posto in cui i ragazzi si incontrano, e vedere che c'è bisogno di qualcuno che vada lì e che susciti emozioni, perché la coscienza si risveglia, perché si ritrovi la forza e il coraggio di riprendere in mano la propria dignità e portarla avanti. Eh sì, però quando giro per i paesi mi rendo anche conto che nei nostri paesi non ci sono più giovani, e poi li rincontro in giro, li incontro nelle università, li incontro che lavorano e che si fanno conoscere proprio per la loro laboriosità, la loro onestà, quando magari per stereotipi si pensa che il siciliano sia pigro, che il siciliano sia uno che non vuol far nulla, che il siciliano magari sia una persona poco onesta, e poi invece si riesce a farsi conoscere, si riesce ad affermarsi, ma lontano dalla propria terra. Quanti vecchi mi hanno detto: facciamo tornare i nostri figli. E questa cosa mi ha fatto riflettere, mi ha fatto soffrire profondamente, perché vedete, la Sicilia è una terra di emigrazione. In tante fasi della sua vita ha subito, ha vissuto periodi di emigrazione. Per questo ci sono siciliani dappertutto, veramente in tutto il mondo. Mi chiamavano l'altra volta dalla comunità siciliana di Toronto
e mi dicevano che ci sono 200.000 siciliani, ormai di prima, seconda, terza generazione, 200.000 siciliani, ma ci pensate, e ce n'è davvero dappertutto, ce n'è in Argentina, ce n'è in Europa, ce ne sono dappertutto, dappertutto. E riflettevo su una cosa, questa immigrazione che stiamo vivendo oggi, un'immigrazione imponente, sempre più imponente, è una migrazione profondamente diversa da quella che ha vissuto la nostra terra in tutte le altre fasi. Prima si andava via con la speranza di tornare, i nostri vecchi andavano via con la certezza che sarebbero tornati, poi magari non, succedeva che non tornavano più, ma loro tornavano con la, andavano via con la speranza di tornare e spesso lasciavano le loro donne, lasciavano i loro bambini. Oppure se li portavano, ma ogni estate tornavano e mettevano un mattone nuovo a quella casa che li avrebbe accolti quando finalmente avrebbero raggiunto l'obiettivo del loro lavoro duro, cioè quello di tornare a casa. E costruivano il piano terra e mettevano i pilastri che servivano a costruire un piano alla volta la casa per i loro figli. Erano questi i nostri paesi, se ne vedono ancora le tracce proprio in quelle costruzioni scomposte, senza regole, perché i piani regolatori sono un sogno o un'araba fenice in troppi dei nostri paesi. Ma partivano sapendo che sarebbero tornati. Oggi i nostri giovani partono magari per andare a studiare fuori, ed è importante. Partono, si laureano, si specializzano o partono per andare a lavorare fuori, partono magari dopo aver studiato, dopo aver acquisito anche delle competenze, o partono così perché non trovano lavoro e devono andare via, ma partono sapendo che non torneranno, partono sapendo che nella loro terra non c'è posto per loro, qualcuno me l'ha detto, mi ha detto la mia terra non ha bisogno di me, so che non potrò tornare. Come non ha bisogno di te, gli ho detto. Era un ragazzo qui a Bologna che me lo disse, in piazza, durante la carovana. Mi si avvicinò e mi disse, mi sono laureato in economia, a pieni voti. Sento che posso fare grandi cose, ma la mia terra non ha bisogno di me, non mi vuole. E quindi dovrò farlo altrove. Quanti ragazzi, quanti siciliani stanno arricchendo altre realtà con le loro competenze, con le loro capacità, con il loro entusiasmo, con la loro fantasia. Perché i giovani ti portano anche quella nuovità, quel quid che ti permette di inventare cose nuove. Lo sviluppo è fatto di questo, dell'inventarsi un modo nuovo, dell'inventarsi mezzi nuovi, dell'inventarsi novità che permettono a una terra di diventare più grande, di andare avanti, di mostrarsi anche come esempio o come traino per altre economie, per altri luoghi. E la Sicilia tutto questo dovrebbe farlo proprio per la sua posizione naturale. Al centro del Mediterraneo, quel Mediterraneo che sta per diventare di nuovo, sta riacquistando quell'importanza che nel corso dei secoli ha avuto, diventerà il centro dell'area di libero scambio nel 2010, domani. Tanti porti del Mediterraneo, in Spagna soprattutto, sono già pronti a ricevere quei flussi che attraverseranno il Mediterraneo, che verranno da lontano, che verranno addirittura dai mercati della Cina, dell'India. Si sta allargando il canale di Suez per permettere alle grandi navi di passare, c'è fermento dappertutto, ma in Sicilia no. Si sta perdendo un'occasione importantissima. Ci sono stati dati fondi europei nel 2000, perché la Sicilia si sviluppasse, perché la Sicilia creasse quelle infrastrutture, quelle condizioni che le permettessero di raggiungere il livello degli altri paesi europei, soprattutto del resto d'Italia. Bene, quei fondi in parte sono stati spesi, in parte no, c'è una guerra delle cifre. Certo è che non hanno creato quelle condizioni, e non perché lo dico io, ma perché ce lo dice l'Europa, che addirittura ci sta dando per la seconda volta i fondi europei. Sì, siamo ancora in quel progetto che ci permette di avere ancora i soldi di Agenda 2000, i fondi europei. L'Europa ci ha detto non siete stati capaci, siete ancora a livello di paesi che stanno entrando adesso nell'Europa, come Cipro, come la Lituania, con tutto il rispetto per paesi come Cipro e la Lituania, che stanno entrando adesso in Europa e si devono adeguare. Noi non siamo stati capaci o non abbiamo voluto farlo. E allora c'è questa grandissima opportunità, grande, importante, bella, che ci permette, ci può permettere
ci deve permettere di arrivare al 2010, non dico pronti perché siamo già in grande ritardo, ma almeno a buon punto, almeno con i lavori avviati per permetterci di intercettare questi flussi. Perché se questi flussi ci scavalcheranno, se raggiungeranno altri porti scavalcando la Sicilia, non ci saranno più altre occasioni. E allora noi abbiamo bisogno dei siciliani e delle siciliane, abbiamo bisogno soprattutto dei nostri giovani, abbiamo bisogno di utilizzare al meglio queste opportunità che ci vengono date, abbiamo bisogno di creare sviluppo nella nostra terra, abbiamo bisogno di partire da quello che siamo e da quello che abbiamo per creare queste condizioni di sviluppo. E io credo che basti guardarsi intorno quando si arriva in Sicilia per capire da che cosa si può partire. Si può partire dal clima, si può partire dal paesaggio. Sì, certo, il paesaggio è un po' devastato, troppo abusivismo nella nostra terra, troppe sanatorie nella nostra terra. Addirittura c'era stato qualcuno che aveva pensato di vendersi le coste per fare cassa. Troppi abusi, troppe violenze a questa terra. E però va bene, ce n'è ancora tanto, ma soprattutto si può ancora salvare, si può recuperare. Quanta arte nella nostra terra, quanti siti archeologici, la Magna Grecia. Ricordo la prima volta che andai in Grecia, pensavo di trovare chissà che cosa, e mi rese conto che la vera Grecia è in Sicilia, i templi in piedi, i teatri ancora tutti fruibili, quanti siti archeologici. In Grecia c'è soltanto il Partenone, poi è tutto a terra, tutto raso al suolo. E allora quanta ricchezza, i nostri musei, quanta arte, la nostra arte, quell'arte che viene da una cultura antica, perché ogni dominazione salvava quello che veniva dalla dominazione successiva e si fondeva con essa. E ci sono delle forme d'arte che non esistono da nessun'altra parte, da nessun'altra parte. Perfino i cristiani che salvavano le opere fatte dai musulmani. Cioè veramente quell'integrazione culturale, quell'integrazione straordinaria che ha permesso a questa terra di essere, di avere quello che è e quello che ha, con la sua cultura dell'accoglienza, dell'integrazione. E tutto questo, pensate, il sabato e la domenica i siti archeologici sono chiusi perché non c'è personale che li tenga aperti. E tutto questo con una macchina regionale che paga ogni mese qualcosa come 70.000 stipendi, più o meno, che dipendono dalla regione. Una terra in cui c'è un numero di precari come non esiste da nessun'altra parte, e se ne continuano a fare. Si continuano a fare tentativi di stabilizzazione continuando a creare altri precari, in una sorta di cellula cancerogena che si continua a moltiplicare all'infinito e con una forma di lavoro che non permette di progettare futuro. Perché questi giovani, ormai altro che giovani, ci sono anche gli anziani all'interno del mondo del precariato, non possono progettare futuro in queste condizioni. È una terra che non è in grado di progettare futuro, è una terra che non si può sviluppare, è una terra che non ha futuro. E allora, è certo, non si può vivere soltanto di sole, di cielo, di mare, di beni archeologici, no, sicuramente no, ma possono essere un motore propulsivo importante anche per aprire alla conoscenza di territori dai quali poi può partire altro e può arrivare altro, gli scambi commerciali oltre agli scambi culturali. Ma poi considerate anche che in Sicilia tutto questo si può fare per 10 mesi l'anno con il clima che c'è bisogno di andare in California. Non solo, in mezz'ora si passa dalle nevi dell'Etna a 3.000 metri al mare di Taormina, in mezz'ora. E allora abbiamo delle doti che ci ha dato il Padre Eterno, la nostra storia, e che noi abbiamo e che i nostri antenati hanno saputo conservare, valorizzare, custodire, e che oggi sono non solo inutilizzati, ma spesso sono mortificati, sì, proprio mortificati, quando non sono addirittura violentati. E poi l'agricoltura è il comparto più numeroso, eppure l'agricoltura siciliana non riesce a fare quel salto di qualità, tranne che in qualche occasione, che è proprio quello che ci dimostra che si può, è quello che ci dimostra che davvero è una vocazione che va sfruttata, ma sfruttata in senso positivo, non sfruttata nel senso di spremuta e buttata via. Ma in Sicilia non si fa più ricerca. In Sicilia la formazione è diventata una sorta di privilegio per i formatori, e anche quello è uno stipendificio.
E poi si formano delle figure che non trovano sbocco, che non trovano occupazione. Mi dicevano l'altra volta, la maggior parte dei corsi di formazione sfornano parrucchieri, sformano manicure, sformano, e per lo sviluppo non è questo certo che serve. Allora, mettendo insieme la soluzione del precariato, facendone invece una sorta di avviamento al lavoro, il salario minimo per esempio integrato alle necessità del territorio, mettendo insieme intanto la formazione per creare quelle figure che serviranno sul territorio per le necessità lavorative che ci sono, per le necessità di sviluppo, rivalutando la ricerca, facendo delle nostre università, che hanno una storia antica e straordinaria, di nuovo quei centri di cultura e di ricerca che davvero meritano di essere e che hanno la potenzialità per essere. E poi, ecco, metà del bilancio regionale è assorbito dalla sanità. Eppure mi direte voi, continuamente si sente parlare di mala sanità in Sicilia. Si muore. E perché si muore? Perché tutti i medici sono asini? No. Abbiamo figure professionali che quando poi vanno fuori, per esempio, sono apprezzate da tutti e riescono ad affermarsi nella maniera giusta. Abbiamo medici che lavorano nei nostri ospedali che sembrano ospedali da terzo mondo, dove manca tutto. Abbiamo medici che lavorano nei nostri pronto soccorsi dove davvero manca tutto. Ci sono documenti che ce lo fanno vedere, non che ce lo dicono, che ce lo fanno vedere. Ma poi basta avere la disgrazia di doversi ricoverare una volta soltanto in un ospedale siciliano per rendersi conto delle condizioni. Sì, è vero, ci sono anche i centri di eccellenza, è vero, ci sono dei posti straordinari dove si fanno i trapianti, per esempio, dove c'è una medicina d'avanguardia, dove ci sono personalità straordinarie che lavorano, ma ancora una volta questo ci dimostra che quando si vuole si può. E allora perché tutto il resto della sanità pubblica è nelle condizioni in cui si trova? Perché c'è un orientamento verso una sanità privata, nulla contro la sanità privata, importante che deve essere supporto alla sanità pubblica, ma supporto. Non si può avere un numero di convenzionamenti superiore a quello di Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia messe insieme, quando la sanità pubblica da noi funziona sicuramente in una maniera non adeguata. Non adeguata a garantire quel diritto costituzionale che è la salute, diritto di tutti. Ed è una sanità privata che di privato ha poco, perché è sovvenzionata per intero dalla sanità pubblica, dalla regione, dall'ente pubblico, e quindi è un'anomalia, come succede questa stessa anomalia in gran parte dei trasporti. Abbiamo un parco di trasporti extraurbani su gomme che è il più vasto che in qualunque altra regione. E poi abbiamo ancora la ferrovia a un solo binario in troppi tratti della nostra Sicilia. E per arrivare da Palermo a Catania, se vuoi andare in treno, sai quando parti, ma non si sa certo quando arrivi. O per attraversare le strade dell'interno della Sicilia, ne so qualche cosa, ho fatto 8.000 chilometri in 20 giorni e ce li ho ancora tutti sulla schiena. Ci sono delle strade che ogni tanto ti chiedi, ma mi sarò perso? Non può essere una strada statale o una strada provinciale questa trazzera. E così è. E ci sono ancora tanti diritti fondamentali, tanti diritti primari che sono negati o che vengono elargiti quasi che si facesse un'elargizione di un grande favore. Eh sì, perché così devi dire grazie a qualcuno, perché così sei legato a qualcuno. Anche tutte le stabilizzazioni dei precari che si fanno sotto le elezioni, anche quando poi non ci sono i soldi per stabilizzarli e ci si deve fermare, perché soltanto pochi giorni prima delle elezioni e non nel corso degli anni? Perché? Perché ancora una volta è un modo di elargire favori, è un modo di sentirti, di obbligare chi riceve questa elargizione a dirti grazie. Allora io credo che prima di tutto bisogna rimettere ordine in tutto questo. È un po' come si fa in famiglia, forse perché sono donna, ho questo modo di pensare, un po' come si dice da noi, alla femminina. Cioè mettersi davanti a un tavolo e fare i conti. Cosa abbiamo? Cosa dobbiamo fare? Come lo dobbiamo fare? Eliminare gli sprechi, valorizzare al massimo quello che c'è, utilizzarlo perché dia il massimo risultato possibile, utilizzando tutte le risorse umane che ci sono e permettendo loro di esprimersi al meglio, mettendoli nelle condizioni di esprimere tutto il meglio di sé, perché trovino l'entusiasmo anche di questa dignità ritrovata, i cui risultati e i cui frutti si vedono e di cui tutti possono godere.
Cosa c'entro io con tutto questo? Stavo così bene in quel percorso che stavo facendo, quello di incontrare le persone, quello di girare, di conoscere i territori, quello di mettere insieme le persone, quello di mettere insieme persone e territori. Lo facevo e mi gratificava, la fatica non pesava, perché quando tornavo a casa stanca la sera e mi ritornavano alla mente i volti delle persone, mi guardavo i fogli che i bambini mi davano con i pensieri scritti, le poesie, i disegni, i cartelloni, quando pensavo ai ragazzi che lavoravano il terreno, i terreni confiscati alla mafia, quando piantavo la prima palla di fichi d'India in un terreno confiscato a Rina, guardando lì la rupe da cui era stato gettato Placido Rizzotto, che per quella terra era stato ucciso, tutto questo mi faceva star bene dentro. Dicevo, ho fatto un passo piccolo piccolo insieme a tanti altri per restituire piano piano dignità e coscienza a questa terra che deve ricominciare a camminare con le sue gambe, perché così è, perché non può avere sempre bisogno di tutori, non può avere sempre bisogno di paladini che portino avanti dei percorsi pagando spesso di persona tutto questo. Questa terra deve diventare normale. Paolo diceva che questa terra diventerà bellissima. Io, che sono piccola piccola, mi limito a dire questa terra deve diventare normale e lavorare per quella normalità e rendersi conto che piano piano si andava conquistando insieme e che erano i siciliani a riconquistarla, perché se ne riappropriavano in qualche modo. Era una cosa bella, era anche una cosa sicuramente faticosa, tanto che avevo pensato piano piano di lasciare un po' il passo anche ai tanti giovani che ormai in questi anni si sono messi in gioco e che stanno davvero camminando con le loro gambe. Mi stavo preparando alla pensione, anche la mia professione di farmacista cominciava a essere pesante, avevo lasciato la farmacia nelle mani di mia figlia e avevo pensato di rallentare un po', di riposarmi un po'. Avevo detto basta viaggiare ogni giorno in un posto diverso, l'aereo che ogni volta mi mette tanta paura, preso ogni giorno quasi fosse un taxi o un autobus, ero stanca. E allora avevo detto ai miei amici, quelli con i quali in questi anni ho condiviso tutto, davvero tutto, progetti, speranze, delusioni, paure anche, e gioie tante, avevo detto, sai, quest'estate, quest'anno penso di rallentare un po' i ritmi, non voglio più viaggiare tanto. Mi avevano guardato quasi con preoccupazione, con paura, ti vuoi fermare? No, non mi voglio fermare, avevo detto. Sai cosa facciamo? Quest'anno lo dedichiamo alla Sicilia. Quest'anno girerò in Sicilia, così almeno la sera posso tornare a casa, così mi occuperò di più della mia casa, delle mie nipotine, queste bimbe che mi tirano davvero di nuovo agli affetti familiari, alle abitudini di una normalità che non vivo più da 13 anni. E va bene, mi avevano detto, allora quest'anno ci dedichiamo di più alla Sicilia. Credetemi, non mi stavo preparando a questo passo che non avrei mai pensato di fare. Per 13 anni ogni tornata elettorale l'avevo rifiutato, mi era stato proposto di tutto e avevo sempre detto no, perché ritenevo che non fosse compito mio, che io stavo facendo altro e andava bene quello che stavo facendo. E poi le elezioni primarie per le politiche, quell'entusiasmo, quella partecipazione, la Sicilia terza regione in Italia come numero di votanti, e chi l'avrebbe mai detto? I primi a meravigliarci eravamo noi, c'era un clima di festa, lì quando si faceva un'ora, un'ora e mezza di fila, alle 10, quando non c'era più una scheda da votare perché si erano tutte esaurite. Era una sorta di sollievo, quasi di senso di liberazione, era come se ci fossimo scrollati dalle spalle un peso enorme e fossimo lì a dire stiamo costruendo qualche cosa di importante, ci siamo, lo stiamo facendo. E poi l'attesa per le primarie, per le elezioni regionali. Ci dicevano non ci sarà la stessa affluenza, non ci saranno 180.000 siciliani che andranno a votare, meno pubblicità, meno conoscenza dei fatti, meno messaggio mediatico. Ebbene, sono stati 198.000 i votanti per le primarie. C'era più entusiasmo ancora. C'era la voglia di esserci, c'era addirittura la voglia di esserci in tante persone che mi dicevano da tanto tempo non andavano più a votare, c'era la voglia di esserci in tanti vecchietti che mi dicevano questa è l'ultima occasione che abbiamo e vogliamo dire la nostra. Era una cosa che
veramente io stessa non avrei mai immaginato. Ma come mai a quelle primarie per le regionali c'ero anch'io? Perché vedete, era tanto l'entusiasmo quando si preparavano le elezioni primarie, ma presto arrivò la delusione. Troppi giochi politici. Spesso mi ero chiesta perché si parlasse di giochi politici, adesso lo so un po' meglio. Mi chiedevo perché tanti giochi politici, mi chiedevo ma come non riuscire a esprimere un nome, una figura su cui mettersi d'accordo perché veramente potesse guidare questo percorso importante e difficile, questo percorso che doveva permetterci di ritrovare questa strada comune insieme al resto d'Italia, quello che ci riscattasse da quel 61-0 che pesava come un macigno, perché permettetemi di dirlo, da qualunque parte politica fosse arrivato quel 61-0 era sicuramente qualcosa su cui riflettere, perché rappresentava un'assenza pericolosa di democrazia. Quel 61-0 che tante volte io stessa ho provato a spiegarmi, a chiedermi ma come, ma perché, e del quale avevo anche fatto una mia elaborazione, ma soprattutto ecco, ritrovare il senso forte della democrazia e della partecipazione. Eppure ci si rendeva conto che questa volontà non c'era. A un certo punto ci si rendeva conto che questa volontà non c'era, che era come se alla Sicilia si fosse rinunziato. Alla Sicilia sulla Sicilia si cercava un accordo che doveva far stare bene insieme tutti quanti, che creasse o mantenesse degli equilibri. In Sicilia la politica non può essere equilibrio. In Sicilia la politica deve essere rottura, e deve essere rottura netta, chiara, perché i siciliani e le siciliane, per riuscire a impegnarsi veramente, devono avere chiaro il disegno che hanno davanti, altrimenti non si impegnano, perché si sentono ancora una volta sfruttati, perché si sentono ancora una volta messi da parte, perché ancora una volta, come sentivo dire a troppi, noi non contiamo nulla, la nostra volontà non conta nulla, si decide a Roma, si decide a tavolino. Scusatemi se faccio questo discorso che può risultare sgradevole, io so che tanti di voi mi hanno sostenuto fin dal primo momento, ma non è questo, non è questione del mio nome, ancora il mio nome non c'era in ballo quando tutto questo accadeva. C'era questa sensazione di rinuncia quasi, che veniva fuori anche dalla scelta dei nomi che venivano fatti, che non avevano lo spessore, il carisma, lo spessore sì, per carità, non voglio giudicare nessuno, ma il carisma per poter permettere ai siciliani e alle siciliane di riconoscersi in un percorso di rottura, appunto. Poi ci fu un episodio che mi fece capire che forse era proprio quel percorso che avevo compiuto fino allora che mi chiedeva di fare un passo in più, che mi chiedeva ancora una volta di mettermi al servizio di qualcosa di tanto più grande di me, al quale non avevo mai voluto pensare, ma che se non c'era nessun altro, forse questa provocazione poteva servire a sbloccare le situazioni. E questo episodio fu provocato da un vecchio siciliano, novantenne, un mio cliente della farmacia, una persona molto arzilla e soprattutto molto combattivo. Mi ricordo quando mi aveva rimproverato aspramente perché non avevo accettato la candidatura a sindaco di Palermo, e dopo qualche tempo venne e mi disse: signora, ho visto che come no, perché davanti a situazioni che si verificavano nella città di Palermo mi rimproverava di non aver accettato quella sfida e di non essermi messa in gioco. Bene, fu ancora questo vecchietto che arrivò brandendo il bastone e davanti alla proposta che era stata fatta a Pippo Baudo per la presidenza della regione mi disse: signora, ma che ci pariva che avevamo a vincere Canzonissima? Ho raccontato questo episodio a Pippo Baudo e ci siamo fatti davvero due risate, così come ve le siete fatte anche voi. Pippo Baudo, che io ringrazio anche per il sostegno aperto che ha voluto darmi con un'intervista al Corriere della Sera, dichiarandosi amico di Latteri, peraltro, ma facendo proprio questa analisi e dicendo: la Sicilia ha bisogno di un elemento di rottura, non di un elemento di continuità. E allora, vedete, risi anch'io quando il mio vecchietto ebbe questa espressione così colorita, però
da quel momento entrai in crisi. Entrai in crisi e cominciai a riflettere. Non avete idea quante notti non riuscii a dormire, passeggiavo, non ne parlavo con nessuno perché era troppo grande questa cosa. Non ne parlai neanche ai miei familiari. Soltanto a un certo punto ricordo che dissi a mio marito, per capire cosa ne avrebbe pensato, gli dissi: ma se un giorno io decidessi di mettermi a fare politica, tu che cosa penseresti? Capì subito che cosa intendevo dire. Ci conosciamo troppo bene ormai da 40 anni. E mi disse: io la mia scelta l'ho fatto 13 anni fa, quando ti ho lasciato andare. Io timida, io chiusa, io che non facevo nulla, non prendevo neanche l'autobus da sola, pensate, che cominciai a viaggiare per l'Italia, per l'Europa, cominciai ad andare in giro. Lui aveva scelto allora di lasciarmi andare, di mettere da parte le sue preoccupazioni e il suo senso protettivo nei miei confronti. E questa frase mi fece capire che non era forse poi tanto una pazzia quella che stavo pensando. E poi partii per la carovana. Partii per la carovana, la raggiunsi a Ginevra, dove eravamo andati per parlare di riciclaggio di denaro sporco, perché con la carovana non andavamo a raccontare nostalgicamente quello che era accaduto in Sicilia, ma in questi anni abbiamo imparato a leggere i territori, a capirne i problemi, ad affrontarli insieme e a scoprire le potenzialità dalle quali ripartire per risolvere i problemi, o almeno per fare la nostra parte di cittadini in qualunque parte della Sicilia, dell'Italia, dell'Europa, perché ormai la carovana è diventata internazionale. E mi trovavo lì in una situazione ottimale. Ero con i ragazzi della carovana, con i quali ho condiviso sogni, progetti e chilometri soprattutto in giro per l'Italia sui furgoni. Ero con il mio amico di sempre, Alfio Foti, il presidente dell'Arci Sicilia, con cui la carovana abbiamo inventato e con cui abbiamo condiviso tutto il lavoro di questi anni, i pensieri, i progetti. E mi trovavo lì e arrivavano ancora queste notizie strane dalla Sicilia. A un certo punto uno dei ragazzi della carovana mi disse: ma perché non ci provi tu? E si meravigliarono che io non reagissi come reagivo di solito, dicendo: non se ne parla neppure. Rimasi in silenzio e capirono che c'era qualcosa di strano. E poi mi girai verso Alfio e gli dissi: ma forse stavolta è il caso di provare. Mi ricordo che fece accostare il furgone e disse: fermi tutti. Cioè, ma è davvero così? Mi disse. Ma è davvero così? Mi disse. Proprio perché mi conosce bene, mi vuole bene, cominciò a enumerarmi tutte le difficoltà. Ma capisci cosa significherebbe? Ma capisci cosa dovrei affrontare? Ma capisci i rischi? Ma capisci le difficoltà di misurarti con un mondo? Sì, io ci avevo pensato a tutte queste cose e sentirmele dire mi rafforzava ancora di più nel pensiero della difficoltà di tutto questo, ma forse anche nel pensiero della necessità di tutto questo. E fu così che quel giorno decidemmo che forse ci si poteva provare. Se decisi fu perché sapevo che accanto a me, dietro di me, c'erano i tanti, tanti che in questi anni avevo incontrato, con i quali avevo condiviso percorsi, non solo in Sicilia, ma in tutta Italia. Era il momento forse perché l'Italia intera partecipasse di un progetto così, un progetto difficile sicuramente, ambizioso, un progetto rischioso, non ce lo lasceranno fare facilmente, lo so, però proprio per questo qualcosa da tentare, perché forse è l'ultima occasione. Ed è stato così che è nata la mia candidatura. I miei figli lo seppero dalla televisione, perché non feci in tempo a tenermi quei 2-3 giorni nei quali avevo bisogno di stare un momento con me stessa prima di decidere di mettere questa candidatura. E questo voglio sottolinearlo: io che venivo dalla società civile, che sono espressione della società civile, a disposizione dei partiti, perché io ritengo che questo sia il momento di rimettere insieme quei partiti che hanno perso un po' i contatti con la società, con i bisogni, con la realtà, perché troppo forse in questi anni si sono chiusi a far politica, ma non politica (ride)
non quella politica che si confronta ogni giorno con i territori, con le persone, con i bisogni, anche con le delusioni, anche con le critiche, ma quella politica che vola un po' alto sulla testa della gente. Certo, periodi difficili in cui il politico di professione sa come comportarsi, sa come tenere gli equilibri, sa come tenere i rapporti, ma forse proprio perché è un momento difficile la gente li sentiva un po' lontani, avrebbe avuto bisogno di confrontarsi di più, di sentirli più vicini. Allora volevo rimettere insieme tutto questo, volevo che la società civile e i partiti in questo progetto così ambizioso ritrovassero quel percorso comune che si chiama partecipazione, che si chiama democrazia, perché sono condizioni indispensabili per quel progetto di sviluppo che dobbiamo portare avanti per la Sicilia. Ed è per questo che il nostro programma, non il mio programma, non è il programma di Rita Borsellino, è il nostro programma, è il programma dei siciliani per la Sicilia, si sta costruendo nei cantieri, dove insieme politici, esponenti della società organizzata, sindacati, esperti, cittadini, chiunque si senta di poter dare e di voler dare un contributo, stanno lavorando insieme, stanno discutendo insieme per tirare fuori quelle schede programmatiche che poi porterò in giro a confrontarsi con i territori e da cui verrà il programma dei siciliani per lo sviluppo, vorrei dire per il riscatto, per la dignità di questa terra. Io credo che io sono soltanto una pedina in tutto questo. Credo che sono soltanto una sorta di catalizzatore, permettetemi questo termine chimico che mi è familiare, sono una sorta di punto di riferimento, ecco, punto di aggregazione, attorno a cui la voglia dei siciliani di riprendersi in mano la loro dignità, il loro sviluppo, il loro futuro, la possibilità di costruire futuro, si sia coagulata e stia camminando. C'è una frase bellissima di Don Benettollo, il presidente dell'ARCI morto poco tempo fa, una frase che mi ha condizionato moltissimo, parla della figura del lampadiere che tiene la pertica sulla spalla con la lampada rivolta all'indietro e cammina al buio, non sa cosa incontrerà, se inciamperà, se c'è un sasso, se c'è una buca, ma cammina sapendo che quelli che stanno dietro, grazie alla luce che lui porta sulla spalla, quella strada la vedono e camminano sicuri, così da poter andare tutti insieme verso l'obiettivo che si vuole raggiungere. Ecco, forse il mio compito in questo momento è quello del lampadiere che porta la canna sulla spalla con la luce rivolta all'indietro, perché i siciliani trovino la strada giusta.